Siamo al quartiere Stanich, all'interno delle case popolari. In questo mese la mia attività politica si è concentrata principalmente su tre aspetti. Innanzitutto, come commissione stiamo lavorando quotidianamente in grande sinergia tutti i consiglieri, perché stiamo cercando di valorizzare al meglio i fondi a disposizione del nostro municipio in termini di welfare, sport e cultura, per offrire in questo particolare periodo ancora emergenziale per i cittadini del nostro municipio e in generale per tutti, una proposta che possa davvero rispondere positivamente a quelle che sono le reali esigenze dei nostri concittadini. Come secondo aspetto, è stato indetto all'inizio di luglio un bando da parte dell'assessorato alle politiche educative e giovanili per l'organizzazione di centri estivi e sono contento di aver dato una mano davvero a tantissime realtà del territorio ad approfondire questo bando, a pensare, progettare e presentare le loro proposte progettuali, e sono altrettanto contento che davvero tante di queste proposte presentate sono diventate effettivamente realtà finanziate. E quindi infatti nei mesi di luglio, agosto e settembre nel nostro municipio si svolgeranno tantissimi centri estivi e diciamo vi consiglio di guardare le pagine di tutte le varie associazioni in modo da poter iscrivere eventualmente anche i vostri ragazzi. E questo rientra molto nella linea politica che portiamo avanti come municipio di portare il centro nelle periferie, ma non a parole, ma soprattutto attraverso azioni concrete di decentramento anche finanziario, perché riuscire a trasferire fondi dal centro alle periferie vuol dire dare linfa vitale alle realtà del territorio che possono così crescere, organizzare attività e diciamo riversarle come servizi al cittadino. Come terzo aspetto, ed è uno tra i più importanti, mi vedete qui alla Stanich non per caso, perché dopo una serie di incontri con i cittadini che ho avuto, abbiamo pensato a quali sono le problematiche di questo quartiere e siamo riusciti ad organizzare un incontro con l'assessore il 15 luglio. È stato presente qui l'assessore col presidente di municipio e con diversi consiglieri, sono iniziate le pratiche per il trasferimento di questi terreni che passeranno dall'ARCA al comune, in modo tale che il comune potrà anche intervenire attraverso azioni ordinarie e straordinarie di manutenzione delle aiuole, del verde, di ripristino dei fari, della luce, dell'illuminazione, in modo da rendere un quartiere più sicuro. Questa è la videosintesi del mese di luglio. Agosto sarà un mese caldissimo, non solo per le temperature ma anche per tutte le attività che abbiamo in programma. Continuate a seguirmi sulla mia pagina Facebook, sul mio sito web stefanofrancoalmunicipio3bari.it. Ci vediamo presto, ciao, alla prossima!